Salmo 49, versetto 17. Perché quando morrà non porterà nulla con sé, la sua gloria non scenderà con lui. Ora, non è che bisogna per forza essere dei ricconi, ma ciò che noi abbiamo dentro la nostra vita, come impieghiamo il nostro tempo, è uno specchio dell'amore che abbiamo per Cristo. A volte lavoriamo per comprare cose inutili, a volte lavoriamo per poi spendere i nostri soldi in cose che non edificano, mentre dovremmo lavorare per avere il sostentamento del nostro fisico, del nostro corpo e il resto poterlo presentare a Cristo. Il saggio scriveva nella parola di Dio: Signore, non mi dare troppo affinché io non mi allontani da te, non mi dare poco affinché io non ti maledica, perché non possiamo portare nulla via da questa terra, ma quello che viene costruito spiritualmente è un tesoro che non passa, che non viene corroso dal tempo, un tesoro che si trova nelle mani di Dio, come le nostre preghiere che Lui custodisce in una coppa. Allora, in quella parabola, parlando di quell'uomo, stolto, stanotte stessa la tua anima ti sarà ridomandata e tutto questo di che cosa sarà e di chi sarà? Abbiamo bisogno di iniziare a valutare molto bene quello che durerà per sempre, quello che veramente è indispensabile per la nostra vita, quello che produce benedizione perché proviene da un cuore arreso nelle mani di Cristo. Recuperiamo il tempo, non spendiamolo inutilmente. Alla presenza di Dio, stiamo lì con Lui. Dio ci benedica.